Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla Camera dei Deputati, grazie a tutti per aver accolto il nostro invito ad essere presenti a questa iniziativa. Desidero salutare e ringraziare tutte le donne di Women for Cyber che ho avuto il piacere e l'opportunità di conoscere qualche minuto fa. Vengono da tutta Europa e ringrazio e saluto l'ingegnere Domitilla Benigni, Carmen Gonsalves ed Espina Spanu, che non è qui ma che si collegherà tra qualche istante con questa sala. Le ringrazio non solo per essere qui ma soprattutto per il loro impegno a favore della parità di genere in un settore in costante evoluzione come quello del cyber. Il progetto che oggi presentiamo qui ha come obiettivo proprio quello di incrementare le presenze femminili in un ambito fondamentale per lo sviluppo, per l'innovazione, per il futuro e dove le donne faticano ancora a fare strada ed affermarsi, sia perché ancora troppo poche frequentano corsi di studio adeguati e qualificanti, sia perché gli ostacoli alle carriere sono ancora troppi. Ringrazio e saluto la ministra Bonetti che ha voluto essere qui presente, le facciamo anche il nostro in bocca al lupo per il suo nuovo incarico. Ringrazio la dottoressa Nunzia Ciardi, della quale ben conosciamo e apprezziamo la sua sensibilità su queste tematiche e l'attenzione per tutti i temi che riguardano la tutela della libertà e della sicurezza delle donne. Saluto e ringrazio la professoressa Paola Severino, stimato avvocato, apprezzata giurista, ministro della giustizia della Repubblica Italiana. Tutti la conoscono così, pochi forse la conoscono per la sua sensibilità sulle questioni femminili e sulle tematiche di genere e l'attenzione affinché anche i meno abbienti abbiano accesso ai percorsi di istruzione e di formazione. Ringrazio il presidente Gaetano Manfredi, presidente della Conferenza dei Rettori Italiani, e ringrazio moltissimo Monica D'Ascenzo, giornalista del Sole 24 Ore, che ha accettato di moderare questo incontro. Saluto infine i ragazzi del liceo Vittoria Colonna di Roma, siamo felici di ospitarvi qui e la vostra presenza ci rende particolarmente lieti. Entrando nel merito delle questioni che saranno affrontate nel corso di questo incontro, sappiamo bene che il numero delle donne attive nella cosiddetta economia dei dati è assolutamente insufficiente, quindi dobbiamo chiederci come fare per invertire questa tendenza, come fare affinché le donne possano cogliere questa straordinaria opportunità di empowerment. Bisogna dire che i dati che abbiamo a disposizione sono davvero poco incoraggianti. In Italia poco più del 40% delle ragazze pensa di intraprendere una carriera nelle discipline STEM, ovvero proprio in quei settori in cui l'occupazione cresce tre volte più in fretta e dove la scarsa presenza delle donne costituisce un freno allo sviluppo e al progresso in generale. Personalmente sono sempre stata convinta che lo sviluppo e la crescita da un lato, la crescita non soltanto economica di una società, e l'empowerment dall'altro siano temi strettamente interconnessi. L'uguaglianza di genere non è soltanto un obiettivo desiderabile per ragioni ideali, morali, esistenziali, ma è anche una condizione di sopravvivenza e di sostenibilità per l'intero sistema economico e produttivo. Non è solo una questione di equità, potremmo dire, è anche una questione di convenienza. E questo è vero in particolare nel nostro paese, dove il tasso di occupazione femminile è ancora molto indietro, decisamente troppo basso rispetto a quello maschile. Mentre molti studi, molte statistiche nazionali, internazionali, Banca d'Italia, Fondo Monetario Internazionale ci dimostrano, dati alla mano, come più donne impegnate nel mercato del lavoro comporterebbero una crescita anche delle rispettive economie. Non utilizzare il talento femminile significa sperperare, sprecare un giacimento straordinario di saperi e di competenze che rappresenterebbero davvero una ricchezza per tutti.
Gli ostacoli alle carriere femminili però sono ancora molti e se vogliamo che il Paese cresca e affronti le grandi sfide del futuro dobbiamo concentrare idee, investimenti e politiche adeguate per rimuoverli e per incoraggiare la partecipazione e l'occupazione delle donne soprattutto nei settori cruciali come quello del cyber. Attualmente la data economy vale in Europa 60 miliardi di euro, i data center di portata industriale già sono e diventeranno sempre di più degli asset strategici, anche le minacce mutano ed evolvono e con esse le risposte più efficaci. Tra le professioni del futuro, quindi non c'è dubbio, ci sono proprio quelle legate al digitale e al dominio cyber, con particolare attenzione alla sicurezza. Si tratta quindi di una gigantesca occasione per le donne. Dobbiamo immaginare come coglierla, come motivare le ragazze a impegnarsi di più in questo tipo di studi, perché la rapida crescita dell'economia dei dati ha fame di competenze e di saperi e cerca sempre di più nuovi talenti per affrontare e per governare al meglio la rivoluzione digitale. Non possiamo permettere che le donne siano escluse da questa straordinaria partita. Intanto sono duri a morire pregiudizi e stereotipi di genere che spingono le giovani donne a soffrire di una tendenza all'autolimitazione. Un recente studio dell'Università di Princeton ci dice che già all'età di 7 anni, pensate, quasi il 75% delle bambine e dei bambini ha interiorizzato lo stereotipo negativo secondo cui le bambine non sono portate per la matematica. La Survey PISA ha dimostrato che i genitori dei quindicenni considerano 2 volte più probabile una carriera nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica per i figli maschi piuttosto che per le figlie femmine, anche quando entrambi mostrano identiche attitudini. Si calcola inoltre che 4 ragazze su 5 che frequentano la scuola superiore non si iscriveranno, non verranno mai a contatto con una scuola di coding. Eppure i dati mostrano come solo il no sempre dati PISA, mostrano come solo il 9% delle ragazze ha difficoltà in matematica e scienze contro il 14% dei ragazzi, un risultato in linea con la media degli altri paesi OCSE. È quindi paradossale che i divari di genere permangano proprio nell'informatica e che solo il 14% dei laureati in materie informatiche sia di sesso femminile. E allora è il momento di agire sulla formazione e sulle motivazioni che guidano le scelte delle studentesse. La maggior parte delle giovani donne infatti tende a frequentare corsi riguardanti materie chimico-naturalistiche a discapito di materie ingegneristico-informatico dove sono sottorappresentate. Il 75% dei laureati in ingegneria e il 66% dei laureati in materie scientifiche è composto da uomini, ma è interessante notare come, benché le italiane che si laureano in facoltà STEM siano meno numerose rispetto agli uomini, hanno migliori risultati accademici e completano prima gli studi. Questo è un dato di fatto. Ed è proprio basandomi su questo dato di realtà che ho immaginato e progettato una leva in cui credo fermamente che propongo da tempo una sorta di azione positiva con effetto di medio-lungo periodo, profondo e duraturo. Nello spirito pragmatico che anima molte donne delle istituzioni, ma non soltanto delle istituzioni in Europa e nel mondo, ho il piacere di condividere con voi una proposta concreta che ho già presentato, depositato alla Camera dei Deputati, che mi auguro il Parlamento possa esaminare al più presto, magari perché no, anche a seguito di una sollecitazione del nuovo governo. Una proposta che ha come obiettivo proprio quello di incentivare la partecipazione delle giovani donne ai corsi di laurea STEM. Per promuovere le iscrizioni delle studentesse a corsi di studi universitari con indirizzo scientifico e il successivo accesso delle donne laureate alle carriere professionali nell'ambito delle discipline della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica, quello che propongo è di istituire un fondo presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, denominato Fondo STEM, destinato a finanziare l'esonero totale delle tasse e dei contributi dovuti dalle studentesse
per iscriversi ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, appunto nelle discipline STEM. Per accedere al finanziamento del fondo sono necessari naturalmente determinati requisiti che nulla hanno a che vedere con il cosiddetto livello ISEE, ma soltanto con il livello di profitto con cui hanno frequentato percorsi di studio ad indirizzo scientifico tecnologico nella scuola secondaria di secondo grado. Si tratta quindi di incentivare l'iscrizione ai corsi di laurea tecnico-scientifici ad indirizzo tecnico-scientifico, finanziando borse di studio per studentesse meritevoli. Abbiamo calcolato il costo intorno ai 100 milioni di annui, ma riteniamo che sia un errore classificare queste spese come costi, poiché si tratta naturalmente di investimenti che non faranno altro che moltiplicare il loro valore, se è vero come è vero che la Commissione europea ha dimostrato che una partecipazione maggiore delle donne in professioni collegate all'economia digitale comporterebbe un aumento del PIL comunitario di circa 9 miliardi di euro ogni anno. Concludo dicendo che in questa proposta mi sostiene l'ottima notizia che giovani donne cominciano sempre di più a dare con decisione l'assalto a campi del sapere considerati da sempre di dominio maschile. Dobbiamo fare il possibile e anche l'impossibile perché questa tendenza si consolidi e si rafforzi. E non solo perché, abbiamo detto, questi settori sono la frontiera dell'innovazione e la porta spalancata verso il futuro, ma anche perché questi settori trarrebbero beneficio dalla diversità di vedute e dalla eterogeneità d'approccio portate dalle donne. Pochi giorni fa, presentando un master dedicato proprio all'innovazione digitale nel campo della sicurezza, organizzato in collaborazione con l'Università di Salerno, il presidente del Centro Alti Studi per la Difesa, il generale Fernando Giancotti, ha spiegato che in un futuro ormai prossimo, avremo a che fare con un mondo volatile, complesso, in rapida evoluzione, rapidamente mutevole. Un mondo, verrebbe da dire, che le donne sono in grado di gestire al meglio, proprio per quelle doti di flessibilità, di intuizione, di capacità di affrontare e di risolvere più di un problema alla volta anche su fronti molto diversi tra loro, di cui le donne sono portatrici e, lasciatemelo dire, noi tutte sperimentiamo nelle nostre vite pubbliche e personali. Vi ringrazio ancora di essere qui oggi, auguro a tutte un dibattito aperto, ricco, fruttuoso, così come auspico che questo sia soltanto il lungo passo di un cammino deciso, coraggioso, verso una maggiore prosperità, sicurezza e anche equità che veda le donne sempre più protagoniste in tutto il loro valore. Vi ringrazio. Io ringrazio la vicepresidente della Camera dei Deputati, Mara Carfagna, che è la padrona di casa di questo evento che teniamo qui quest'oggi, un evento molto importante e lo vedremo anche dai numeri che emergeranno dalle relazioni dei nostri relatori, perché l'assenza di donne è davvero impressionante in alcuni campi. Noi basti pensare che al mondo soltanto il 28% dei ricercatori è donna e se si guarda l'informatica solo il 3% degli studenti di questo settore sono ragazze, il 3%. 3 su 100. Questo è un numero che non possiamo assolutamente ignorare, anche perché è importante in prospettiva se si pensa che nel 2021 mancheranno 3,5 milioni di persone qualificate per poter ricoprire ruoli nella cyber security. Quindi sono numeri impressionanti che poi vedremo anche con i nostri relatori, che rendono assolutamente urgente un'azione in questa direzione anche in Italia. Io adesso ho il piacere di presentarvi per un saluto Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, a cui va naturalmente l'augurio di un buon lavoro, visto che da poco ricopre questo ruolo. Grazie. Grazie a tutti e buonasera. Vorrei innanzitutto ringraziare la Presidente, l'Onorevole Carfagna, per questo invito che mi è arrivato estremamente gradito.
Come è stato già anticipato, io sto muovendo i primi passi come ministra per le pari opportunità e la famiglia, e poter iniziare anche così il mio ruolo pubblico a nome del governo partecipando a questa iniziativa è sinceramente per me una cifra di quello che vorrà essere anche il mio percorso nel governo. Lo è per la mia storia personale, perché io sono donna scientifica, perché sono una professoressa di matematica, lo è per la scelta e l'impronta che vorrei assegnare al mio esercizio come ministra, soprattutto in virtù del fatto che nuovamente lo abbiamo accolto tutti con grande piacere, alle pari opportunità è stata ridata la dignità di ministero. Insomma, qui ci sono donne che hanno lavorato con grande onore su questo, per prima l'onorevole Carfagna, quindi io volentieri raccolgo questa eredità portando avanti un percorso che vorrei sia il più fruttuoso possibile. Riparto da quello che la Presidente ha già detto a tutti noi. I dati che poi verranno ulteriormente approfonditi, e io sono qui anche per ascoltare le vostre idee, i vostri punti di vista di attori sul campo in questo settore, ci dicono che abbiamo un problema. Ci dicono che il tema delle pari opportunità e del cosiddetto gender gap in questo contesto, nel contesto dell'inserimento delle donne nelle materie, nella cyber, tutte le attività del mondo cyber, ma anche in modo più ampio nel mondo delle tecnologie e delle scienze, è sinceramente scarso. Allora, la politica deve poi dare concretamente delle risposte, partendo però dalla capacità di analizzare i significati di questi dati per poi attivare processi che li risolvano. Io vi pongo due punti di vista rispetto a questa analisi, quindi che riprendono esattamente il discorso già anticipato. Il primo, credo che nel nostro Paese ci sia un problema culturale profondo che ha relegato e relega tuttora le donne in contesti altri rispetto al mondo scientifico e logico. Un po', mi permetto di dire, con la presunzione di poter circoscrivere il pensiero femminile in ambiti lontani dalla logica. Ecco, io penso che questo elemento sia l'elemento che si va a insinuare esattamente in quel fraintendimento per cui a 7 anni le donne già si pensano non adatte alla matematica, perché in qualche modo il tema dell'emotività, della creatività, della complessità dell'animo femminile sembrano cozzare col processo logico e scientifico. Questa è una lettura che dobbiamo smontare, perché invece non solo i dati ma l'esperienza e la potenzialità dicono che proprio questa intuizione di complessità, di sistema, di connessione che le donne portano in sé, un po' per indole, un po' per esperienza sociale, sono elementi che invece possono portare le donne ad arricchire il mondo scientifico con un punto di vista del tutto inedito e, tra l'altro, mi permetto di dire, anche generativo di nuova possibilità di sapere. La connessione interdisciplinare è propriamente un'attitudine femminile, e non è vero che le donne sono lontane dal processo logico. Magari sono a volte appaiono meno intuitive, che non è nemmeno questo il tema, ma la possibilità di valorizzare questa dimensione fin dall'educazione dell'infanzia e poi successivamente fino al mondo della formazione universitaria delle nostre donne, dicono esattamente questo, che laddove la donna ha il coraggio di iniziare questo percorso ha un'efficacia di risultato che è quella che io sperimento direttamente, ma che i dati pure raccontano normalmente. Sperimento non su di me, attraverso le mie studentesse. Il secondo tema è un tema invece di carattere lavorativo. Oggi il mondo delle scienze e delle tecnologie viene visto come un mondo incapace di accogliere le esperienze femminili di conciliazione vita lavoro e della maternità. Questo pure i dati lo dicono. Ecco, questo è pure paradossale, perché proprio il mondo delle tecnologie permetterebbe per sua natura di avere questa duttilità e capacità di innovazione per costruire percorsi che accolgano l'esperienza femminile all'interno del mondo del lavoro, e non semplicemente che concedano alla donna di avere un lavoro, ma che valorizzino la donna anche nelle sue esperienze familiari di maternità nel mondo del lavoro. Questo è chiaramente una delle altre frontiere che dobbiamo iniziare ad esplorare, e
a nome, diciamo, insomma, del governo, quando parliamo di sanare il gender gap, di favorire la conciliazione vita-lavoro delle donne, significa che vogliamo valorizzare l'esperienza femminile. E io credo che le aziende qui presenti, il mondo accademico qui presente, le studentesse qui presenti possono essere, come dire, un primo laboratorio per il nostro paese per iniziare ad affrontare modi nuovi anche di inserimento delle donne nel mondo del lavoro, per le quali anche l'esperienza della maternità non è un momento di vuoto o di vulnus rispetto all'esperienza di formazione, perché proprio nel mondo del digitale questo può invece essere valorizzato come un'ulteriore occasione di carattere formativo. Bisognerà avere coraggio, fantasia, serviranno azioni concrete come ad esempio quella che ha proposto la Presidente. Dobbiamo continuare nel percorso del favorire la formazione STEM nelle scuole primarie e poi via via creare un sistema paese che mette insieme tutti, l'accademia, le aziende, la politica, le donne che vivono lo studio tutti i giorni nell'esperienza della scuola e della loro formazione. Noi su questo ci siamo e ci siamo orgogliosamente convinti che anche in Europa possiamo portare un punto di vista inedito da questo punto, in questo settore. Perché su questo tema, il tema del digitale, l'Europa ha una sfida per potersi caratterizzare come comunità europea e noi come italiani abbiamo un nostro portato che è esattamente quello che ci ricorda l'anno di Leonardo. Non ci dobbiamo dimenticare che siamo nell'anno di Leonardo. Leonardo era un artista ed uno scienziato. Ecco, questa dimensione di sintesi profondamente che appartiene alla nostra cultura, dove nasce il mondo scientifico, credo sia la sfida dove le donne oggi possono e devono dire qualcosa di più. Noi, per permettere che questo accada, ci saremo con tutto il nostro impegno in sinergia con chi vorrà partecipare a questa bella sfida. Grazie e buon lavoro e pomeriggio a tutti. Non ha invece potuto partecipare al nostro dibattito il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti, che invece ha mandato una lettera inviata proprio alla Presidente Carfagna. Onorevole Vicepresidente Carfagna, stimati colleghi e ospiti, seppur impegni improrogabili non mi consentono di essere presente, tenevo particolarmente a fornire il mio contributo all'incontro, perché quello che affrontate oggi è uno dei temi più urgenti verso i quali intendo rivolgere tutta la mia attenzione e il mio impegno nel mio nuovo ruolo di ministro. L'ONU, il World Economic Forum, l'OCSE, gli studi e le analisi internazionali, così come le indagini statistiche nazionali, descrivono uno scenario globale in profonda trasformazione. Se è vero che il 65% dei bambini che frequentano la scuola in questo momento svolgerà una professione che oggi non esiste, come indica il rapporto The Future of Job del World Economic Forum, se è vero che entro 2 anni si assisterà a una perdita di milioni di posti di lavoro, compensata solo in parte da 2 milioni di nuove occupazioni legate a tecnologia, matematica e ingegneria, ed è vero che durante il biennio 2014-2016 solo il 30% delle studentesse a livello globale ha scelto le discipline STEM, con crolli al 3% per materie come l'informatica, è evidente che i nuovi scenari impongono alla scuola il dovere di ripensarsi velocemente ed efficacemente. Questa non è una sfida che si può perdere, questa è un'opportunità di trasformazione radicale che va colta con tutta la forza e la tenacia possibile e che impone alla comunità scolastica di trovare soluzioni efficaci per fornire ai nostri studenti quelle competenze irrinunciabili per affrontare al meglio le sfide del futuro. Per tali ragioni è necessario avere una visione di lungo periodo in grado non di assecondare il cambiamento, ma di anticiparlo. La presunta scarsa attitudine delle studentesse verso le discipline STEM viene costantemente smentita da esempi straordinari di ragazze e donne che in ogni disciplina scientifica e tecnologica rappresentano eccellenze italiane note a livello mondiale. Sono questi gli esempi positivi che dobbiamo promuovere in una scuola libera dagli stereotipi di genere, libera da inutili pregiudizi, una scuola dove semplicemente il gender gap non ha ragione di esistere. E se è vero che ancora oggi è importante e fondamentale promuovere le materie STEM alle ragazze quanto ai ragazzi, sono altrettanto convinto che sia necessario lavorare per una scuola aperta verso l'esterno.
attenta alle trasformazioni locali e globali, capace di rispondere efficacemente e velocemente al cambiamento, ampliando e integrando i percorsi formativi seguendo le esigenze della sua comunità. Sostenere e ampliare i nuovi percorsi formativi legati alle nuove professioni delle scuole secondarie di secondo grado e nelle università, valorizzare il sistema degli ITS, i percorsi di specializzazione tecnica post-diploma e promuovere percorsi di formazione continua che possano aiutare e supportare anche gli adulti nell'upskilling sono le sfide della nuova scuola italiana che sono pronto a cogliere. Buon lavoro. L'onorevole professor Lorenzo Fioramonti, ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Peraltro ho avuto modo di incontrare Fioramonti proprio la scorsa settimana e parlavamo di questi temi e lui ha ribadito appunto il suo interesse a voler spingere soprattutto a partire dagli istituti tecnici la formazione che vada nella direzione di una maggiore specializzazione in materie STEM. Allora, io adesso direi di iniziare i nostri interventi, abbiamo degli esperti al tavolo che ci diranno come si sta muovendo in questo momento il mercato, ma non solo, e inizierei da Domitilla Benigni. Abbiamo sentito, è Chief Operating Officer di Elettronica e un membro fondante di Women for Cyber, è direttore generale appunto di Elettronica, è un'azienda leader nei sistemi di difesa elettronica di piattaforme aeree, navali e terrestri. Perché lo specifico? Perché così vi dà la sensazione di qual è il lavoro di cui si occupa. L'azienda ha quasi 70 anni di storia ed è leader mondiale nella sua nicchia, conta 1000 dipendenti nel mondo e partecipa a due società, una tedesca e l'altra specializzata nella cyber intelligence e cyber security. Appunto, è fondatrice di Women for Cyber e qui rappresenta anche l'associazione. Prego. Grazie mille. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Ringrazio innanzitutto la vicepresidente della Camera, onorevole Mara Carfagna, per aver scelto di ospitare Women for Cyber in questa prestigiosa cornice istituzionale e soprattutto per impegnarsi in prima linea per migliorare ed elevare il ruolo delle donne nella società e nel mondo delle professioni, anche in quelle scientifiche. Ringrazio inoltre la ministra Bonetti per la sua presenza qui con noi e per il suo intervento. Sono stata chiamata a dare la mia testimonianza come founding member di Women for Cyber, un'iniziativa nata in ambito EXO, quindi European Cyber Security Organization. Il nostro obiettivo principale è quello di coinvolgere le donne nell'ambito cyber e soprattutto nella cybersicurezza. Sono entrata con entusiasmo in questo primo council qualche mese fa, partendo dalla mia esperienza in CypherGate, che, come dice la signora, è una società del gruppo Elettronica dedicata alle tematiche di cyber intelligence e di sicurezza informatica. Oggi ho il piacere e la fortuna di essere parte di quella che ritengo un'iniziativa fondamentale del nostro tempo. L'ampia, qualificata partecipazione in sala me lo conferma. Prima però di iniziare qualsiasi ragionamento vorrei fotografare il tema parlando con dati oggettivi e soprattutto attraverso i numeri disegnare uno scenario a cui guardare con molto interesse. Abbiamo detto che in tutta Europa la percentuale di donne che svolgono professioni nelle cosiddette discipline STEM, quindi Science, Technology, Engineering e Mathematics, è solo del 30%. Sono numeri che ci fanno riflettere perché sono quelle che abilitano le professioni del futuro. Eppure qualche anno fa non era così. In un interessante libro dal titolo Gli innovatori, Walter Isaacson ci ricorda che dopo la Seconda Guerra Mondiale le donne erano ugualmente rappresentate nei settori dell'informatica e proprio durante il conflitto il contributo femminile fu fondamentale per decifrare il codice Enigma. Lo stesso autore ci ricorda esempi pionieristici come quello di Ada Lovelace, figlia di Lord Byron, appassionata studiosa di matematica che a metà 800 annotò intuizioni così acute da venire oggi ricordata come la prima programmatrice della storia. C'è dunque un progresso su cui dobbiamo lavorare con molto ottimismo.
Ovviamente è fondamentale che la presenza delle donne in questo ambito venga affrontato non solo per gli aspetti positivi della rappresentanza paritaria nel mondo del lavoro, ma anche perché se le donne non fanno parte di quello che si profila come il settore destinato ad una crescita più rapida, vi sarà un numero decrescente di posti di lavoro e quindi anche stipendi stagnanti. Dobbiamo quindi guardare al futuro e il cyber è il nostro futuro. Dobbiamo immaginare e preparare questo futuro per i nostri figli, perché il 65% delle donne e dei bambini del futuro saranno impegnati in lavori e in professioni che oggi non esistono ancora. Come elettronica, lo scorso anno abbiamo presentato insieme ad Ambrosetti una ricerca dal titolo Geopolitica del digitale. In essa evidenziavamo che entro il 2020 i dati disponibili saranno 10 volte quelli attuali, mentre già attualmente la data economy vale 60 miliardi di euro solo in Europa. Nella stessa ricerca abbiamo ricordato che solo nel 2017 ci sono registrati 1200 attacchi cibernetici considerati gravi. A fronte di questo quadro sappiamo però che le donne professioniste nel settore cyber a livello globale sono solo il 20%, dato però in forte crescita rispetto all'11% di 6 anni fa, ma ci sono ancora molti passi da compiere. Questo dato apparentemente pessimistico va però incrociato con un dato di grandissimo ottimismo. Il Cyber Security Venture Report ci dice che da qui al 2021 ci saranno globalmente 3 milioni e mezzo di posti di lavoro non coperti nella cyber security. E l'Europa dovrà affrontare una carenza di competenze sulla sicurezza informatica di 350.000 lavoratori. Abbiamo quindi una grandissima opportunità come donne di portare in questo settore il nostro valore aggiunto. La domanda che mi sono fatta e che forse noi tutti dovremmo porci è come cavalcare questa opportunità. Secondo il mio punto di vista, la formazione fin dal livello primario del sistema educativo rappresenta il principale volano di crescita in questo comparto. Oggi le donne che lavorano nelle professioni cyber hanno per il 52% un titolo universitario di secondo livello, a fronte del 44% degli uomini. Questo dimostra che quando la formazione viene favorita, le donne sono in grado di sviluppare competenze di altissimo livello e di dare un contributo enorme nelle discipline scientifiche. Oggi abbiamo svolto il primo Council della Women for Cyber qui a Roma e ho preso un personale impegno per finanziare una borsa di studio per giovani ragazze in queste discipline. Credo fortemente che incoraggiate in questo territorio nuovo per il mondo femminile riusciranno ad esprimere grandi capacità. Le giovani donne di oggi devono essere il nostro target di riferimento perché costituiranno il principale bacino di quei 3 milioni e mezzo di posti di lavoro in cyber. La centralità del sistema educativo per incoraggiarle e formarle è imprescindibile. Lo dico anche avendo un osservatorio privilegiato nella mia azienda. Noi facciamo scouting di nuovi talenti in tutte le università italiane, ma continua ad essere difficile trovare donne instradate in questo percorso di studi. Oggi, infatti, su quasi 1000 dipendenti, meno di 200 sono donne nella nostra azienda. E non certo perché non le cerchiamo o non le vogliamo, ma perché non troviamo un adeguato bacino già all'università. In questo bacino bisognerebbe riuscire a trovare delle candidate femminili. Credo quindi che fondamentale deve essere la sensibilità su questo tema da parte delle istituzioni che ci governano e spero sinceramente che si moltiplichino iniziative come la proposta di legge presentata dall'onorevole Carfagna per la costituzione del fondo STEM per le studentesse meritevoli nelle materie scientifiche. Un altro volano per riuscire a risolvere qualcosa è il network. La nostra storia ci insegna che insieme è molto meglio che fare da soli. Quindi fare sistema è indispensabile e è la ragione per cui ho aderito a questo Council di Women for Cyber da subito. Dobbiamo organizzare e condividere degli obiettivi a livello europeo, progettare importanti, ambiziosi e forti iniziative.
Women for Cyber è un'iniziativa appunto europea istituita ufficialmente nel gennaio 2019. L'obiettivo è quello di aumentare il coinvolgimento delle donne nelle attività inerenti al cyber e a livello europeo. Sono stati già approvati gli obiettivi e proprio in questa settimana il Council si trasformerà in una fondazione, quindi una forma giuridica che ci permetterà di operare in modo più strutturato in una serie di attività che ognuna di noi è impegnata a realizzare nella propria azienda, nell'ente a cui appartiene e nel proprio paese. Pertanto, concludo, sono convinta che con il contributo del comparto aziendale di cui io stessa faccio parte, con il supporto delle istituzioni e l'indirizzo dell'autorità politica e di alcune forme partecipative, riusciremo a cogliere queste straordinarie opportunità che abbiamo davanti, ma soprattutto permetteremo alle giovani ragazze di prepararsi a tutto questo. In tal senso so che ExCo sta già lavorando a nuove iniziative dedicate all'educazione delle giovani generazioni, per cui mi auguro che torneremo presto a parlarne. Grazie mille di questa opportunità. Grazie. Che il ruolo della donna sia ancora marginale in questo settore l'abbiamo già sentito e ribadito, ma perché è importante entrare a occuparsi di digitale e di cyber security? Perché le donne sono anche le vittime predilette sul digitale, online, e spesso lo sono con una sfumatura che ha a che fare con la loro fisicità e il lato sessuale. Allora, essere in un settore vuol dire anche riuscire a cambiarne i paradigmi dall'interno, e su questo sentiamo Nunzia Ciardi, che è direttore del servizio di polizia postale e delle comunicazioni e si occupa appunto di crimini informatici, di hackering e di tutte quelle, diciamo, quei reati che hanno a che fare con il digitale. È anche membro dell'European Union Cybercrime Task Force di Europol e del progetto europeo per l'adozione di strategia comune contro il crimine organizzato nel settore delle frodi online. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito, ringrazio la vicepresidente Carfagna per l'impegno e per l'ospitalità che sta dando a questa iniziativa, la ministra Bonetti per l'entusiasmo con cui ha accolto quest'idea della presenza femminile da incoraggiare assolutamente in questo campo. Io tratterò un aspetto che solo apparentemente è diverso, e cioè quello della donna come utente della rete. Giorni fa leggevo una statistica che le donne hanno superato gli uomini per ore di connessione, quindi le donne sono in rete, vogliono essere in rete, in questa realtà che oramai diciamo è un po' miope definire una seconda realtà. Ormai la vita reale è assolutamente totalmente intrecciata con la vita virtuale, la rete è in ogni interstizio della vita quotidiana e noi lo possiamo constatare agevolmente in tutte le attività che svolgiamo online. Eppure la tecnologia non sempre amica della donna. Pochi giorni fa ho visto uno studio francese che dice che spesso la tecnologia e gli strumenti tecnologici vengono usati contro le donne. È sempre più frequente l'uso, per esempio, di app spia, di geolocalizzazioni subite, di password imposte, di consegna di password imposte, insomma di forme di controllo da parte degli uomini sulle donne, forme di controllo che si avvalgono di una tecnologia che rende decisamente più grave determinate forme di sopraffazione. Leggevo la testimonianza di una donna che diceva: il controllo fisico ha dei limiti, il controllo tecnologico no, non dà tregua, perché io posso essere controllata 24 ore al giorno, e queste sono forme di sopraffazione spaventosa che purtroppo alcune donne si trovano a vivere. Ma non è soltanto questo, noi vediamo che anche in rete le donne normalmente pagano un prezzo più alto. Per che cosa? Semplicemente per esserci, per esprimere un'opinione fuori dal coro o anche solo per esprimere un'opinione.
Il linguaggio d'odio di cui spesso parliamo, quelle parole ostili, come sono state definite da qualcuno, che altro non sono che un linciaggio sistematico di chi in qualche modo decide di esporsi, se è vero che non risparmiano nessuno, per le donne assumono un'orrenda declinazione di genere quasi sempre. Se l'insulto in rete purtroppo è frequente e non si nega a nessuno, nelle donne la colorazione è particolarmente disgustosa, l'apprezzamento fisico pesante, la minaccia, l'evocazione dello stupro, non si nega mai a una donna che in qualche modo si è esposta. Ecco, tutto questo io credo non necessiti di commenti, cioè la gravità di questi aspetti, di quanto le donne paghino un prezzo per stare in rete, un prezzo più alto di quello maschile, è una battaglia che va combattuta. E io che, diciamo, professionalmente ho questo compito di lottare sugli aspetti patologici del crimine, del cybercrime, devo purtroppo dire che questa è una battaglia che non si vince con la repressione, o meglio, non si vince solo con la repressione, che pure è un tassello importante. Questa è prima di tutto una battaglia culturale. Se non si spiana questo campo d'azione culturalmente, è difficile che soltanto col contrasto di polizia si possa arrivare a un approccio diverso. Per cui queste iniziative, mettendo al centro le donne, favorendo l'ingresso delle donne in questo mondo, secondo me aiuteranno anche a portare avanti un altro punto di vista, cioè anche a guardare alla sicurezza in un'ottica femminile. E consentire alle donne, per esempio, di essere in quello che è ormai una parte essenziale del nostro mondo, l'online, non richiedendo loro un coraggio in più di quello che occorre a tutti quanti. Grazie. Grazie a Nunzia Ciardi per questa testimonianza, insomma, che ci ha portato su quanto avviene in rete. Adesso abbiamo la nostra ospite internazionale seduta qui al tavolo con noi, Carmen Gonsalves, che è Head of International Cyber Policy, Ministry of Foreign Affairs, Netherlands, e ringrazio per essere venuta qui a Roma per questo convegno. Grazie. Molto grazie. Madam Deputy. Signora Vicepresidente, signor Ministro, membri della Camera dei Deputati, eccellenze, signore e signori, davvero è un onore per me parlare a questo pubblico, è davvero un piacere anche essere qui a Roma. Essendo olandese, essendo un membro di Women for Cyber, che è una lodevole iniziativa della comunità europea, è un onore. Sono qui perché mi è stato chiesto di condividere opinione rispetto all'opportunità che le donne abbiano una parte egualitaria nel mondo della sicurezza cibernetica. Per me è chiaro, la sicurezza nello spazio cibernetico è un modo per difendere le nostre economie, le nostre democrazie e ovviamente la pace e la sicurezza internazionale. E le donne in tutte le discipline di rilievo, non soltanto quelle tecniche, dovrebbero e potrebbero contribuire ad uno spazio cibernetico aperto e sicuro. Non sempre la partecipazione dei maschi è stata associata con il bene. Noi sappiamo che internet è stata fonte di ispirazione a movimenti per la libertà e la rivolta, ma sviluppi recenti non hanno stato dello stesso avuto lo stesso tono. Ci sono stati però ad esempio i blocchi del porto di Rotterdam o del sistema sanitario digitale del Regno Unito, e l'esperienza delle elezioni presidenziali americane ci ha mostrato quanto il nostro sistema informatico sia vulnerabile, tanto quanto le nostre economie. Queste esperienze non solo ci rendono consci delle nostre vulnerabilità, ma anche delle nostre responsabilità. Se non riusciamo a rafforzare
rafforzare i nostri limiti, una mano malintenzionata può senz'altro colpirci. È qui che arriva la sicurezza cibernetica. Non si tratta solo di tecnologia, si tratta, e forse anche di più, di comportamento, e la diplomazia significa gestire il comportamento nell'area internazionale. I diplomatici negoziano le regole per i comportamenti razionali per gli stati e anche nell'ambito cibernetico. Vediamolo ad esempio nella prospettiva dell'utilizzo degli armamenti, delle armi convenzionali e non convenzionali. I diplomatici creano le strutture per la cooperazione, per la creazione di convenzioni, e hanno bisogno di assicurare che gli stati vogliano e possano contribuire alla sicurezza cibernetica in modo stabile. Sempre più stati formano i loro diplomatici in ambito cibernetico e cercano di approntare un corpo diplomatico che sia pronto per la diplomazia cibernetica, e sempre di più questi diplomatici cibernetici sono donne, ma c'è ancora molto da fare. Ora, visto che l'area cibernetica è sempre più importante per, ad esempio, l'intelligenza artificiale, l'importanza dell'azione diplomatica dei diplomatici cibernetici sarà anch'essa sempre più importante, perché quest'area può trasformarsi davvero, diciamo, in un campo di battaglia selvaggio, il Far West, con regole che nessuno vuol rispettare. Nel mio paese riteniamo che il diritto internazionale esista, come codificato nella Carta delle Nazioni Unite, e altrove si applica anche lo spazio cibernetico, in pace e in guerra, anche per quanto riguarda i diritti umani, anche in quest'ambito. Le regole offline sono anche regole online, hanno la stessa valenza. Questo principio comincia ad acquistare terreno. Il gruppo aperto sulla sicurezza cibernetica la settimana scorsa, molte delegazioni inaspettatamente hanno espresso il loro sostegno per questo concetto. Il problema è come però le regole internazionali vengono di fatto applicate in uno scenario così complicato. Il mio paese sostiene la coagulazione di un consenso in questo senso, ovviamente basandosi sul talent menu, il menu dei talenti. Forse non sarà diciamo il riferimento più colto, come evidenziato da Brad Smith nel suo ultimo documento, nel suo ultimo libro, ma di fatto fornisce una sorta di prontuario di regole di buon comportamento molto efficaci. E ovviamente una maggiore ottemperanza delle norme favorirà la collaborazione. E proprio all'interno dell'OCSE molte iniziative importanti sono state intraprese proprio per aumentare la fiducia in queste misure e l'ottemperanza in queste misure di sicurezza cibernetica, ma ancora non è abbastanza. L'anno scorso c'è stata una tavola rotonda che è stata organizzata proprio qui in Italia, a Roma, che ha dato un impulso ulteriore ed è un ottimo esempio della diplomazia, dell'importanza della diplomazia cibernetica e del ruolo dell'Italia in questo senso. Ovviamente i paesi devono essere in grado di dare il loro contributo. La sicurezza cibernetica globale, si dice spesso, è forte tanto quanto è forte, o meglio debole, il suo anello più debole, e di conseguenza si può fare di più. Nonostante le grandi intenzioni degli uni e degli altri, bisogna sostenere la nuova partnership della Banca Mondiale sulla cooperazione digitale, che deve lavorare col forum internazionale pubblico-privato per la conoscenza digitale. Io personalmente mi incontrerò con il mio omologo indiano e cercheremo anche di inglobare gli sforzi dell'Africa. Sarà bene per la società digitale, per lo sviluppo del digitale, ma sarà bene anche per quelle donne africane che vogliono in qualche modo colmare il divario digitale, perché lo sviluppo del digitale è una condizione sine qua non per lo sviluppo. Noi sappiamo che
che bisogna fare in modo che lo Stato e gli altri attori rispettino le regole. Noi non possiamo semplicemente lasciare che tutto questo divenga lettera morta o rimanga sulla carta, e nell'ambito di una, diciamo, la redazione di una serie di regole più ampie che riguardino non soltanto gli Stati ma anche le imprese, abbiamo cercato di plasmare una serie di regole che si applicano laddove ci siano degli attori che non abbiano la volontà di rispettare le regole di sicurezza cibernetica, in particolare per quanto riguarda le minacce all'Unione Europea e ai suoi Stati membri. Insomma, lo spazio cibernetico è sempre di più un vettore di avanzamento e progresso tecnologico, e proprio per questo la sua sicurezza è sempre più importante, sempre di più lo sarà. E se non teniamo questo a mente, invece di cogliere i vantaggi dei dividendi digitali, noi di fatto ne pagheremo lo scotto. Le donne, su base equa, insieme agli uomini, dovranno essere coinvolte in questo. Questo significa un sempre maggiore impegno delle donne nella sicurezza cibernetica. Nelle Nazioni Unite, uomini e donne hanno una pari rappresentanza nell'ambito del gruppo intergovernativo sulle regole cibernetiche. Non è abbastanza, ma insomma è un segno e stiamo facendo dei progressi. Nell'Unione Europea, iniziative come Women for Cyber in qualche modo aprono il cammino, e vorrei che chiunque lavora per la sicurezza cibernetica, uomo o donna, deve unire le forze, perché abbiamo un grande ruolo da svolgere. Grazie. In attesa di collegarci con Bruxelles per l'interno. While we wait to be connected with Brussels, to Brussels for the contribution Despina Spanu, I will now give the floor to Gaetano Manfredi, who chairs the conference of the rectors of the Italian universities. We have stressed this scarcity of opportunities for STEM technologies for young girls. So what can be done to help them? Well, first of all, let me thank Mrs. Carfagna and all the organizers of today's event, because I think that it is very important to address this issue for our country, for Italy, but also for the development of a new educational path, because when it comes to digital training and education, and I'm now speaking of universities, when it comes to this, we have to be very careful, because we have to say the following. The percentage of young women students is definitely higher than male students, and also in terms of academic performance, they are doing much better. There is a lower dropout rate, and they have higher grades, and they graduate sooner than male students. But as opposed to this general trend in Italy, we also have a paradox, and that is the percentage of students who sign up to the digital courses, the IT and IT engineering, so, and by this I mean robotics, telecoms world, all the other enabling technologies when it comes to digital technologies account for 15%. So we have 15% of women students who sign up to these courses, whereas the general percentage is 60% in the universities. So there is it indeed. Sono poi i luoghi comuni che noi dobbiamo sfatare. Allora, diciamo, le donne non si iscrivono alle lauree scientifiche, questo non è vero, perché se noi guardiamo il settore della biomedicina, che è un settore scientifico, questo è un settore prevalentemente femminile. Nelle biotecnologie il 70% delle studentesse, anche brillantissime, sono essenzialmente donne.
Poi il fatto, l'altro aspetto è che, diciamo, che spesso viene ricordato, anche qui viene ricordato, che nelle lauree STEM ci sono meno donne. Questo è un dato vero, perché la percentuale di iscritti varia tra il 30 e il 40%, però questa distribuzione non è uniforme. Per esempio nelle lauree in matematica sono prevalenti le donne. Quindi questo non avviene. Le lauree in fisica, che è in fisica dove noi pensiamo che la fisica è una professione essenzialmente. We think that physics is for male students, so we also have almost 40% of women undergrad. Problema è un problema che non può essere risolto in maniera semplice e che rappresenta una grande barriera allo sviluppo oggi del digitale in Italia e complessivamente nel mondo, ma anche che questo crea un grande problema alle università. Porto un esempio semplice. Spesso, diciamo, le università sono accusate, tra virgolette, laureare pochi ingegneri. Perché, diciamo, sicuramente meno di quelle che oggi sono richieste dal mondo del lavoro. In realtà negli ultimi 5 anni la percentuale di ragazzi che si iscrivono a ingegneria nelle università italiane è progressivamente aumentata. E questo è aumentato anche al di là di qualsiasi divisione geografica. Spesso si pensa che al sud tutti si iscrivono a giurisprudenza, ma non è assolutamente vero, nel senso che la distribuzione delle iscrizioni degli studenti nelle lauree scientifiche è uniforme in tutto il paese, ma malgrado ci sia stato un incremento molto importante degli iscritti alle facoltà di ingegneria, alle lauree in ingegneria, la percentuale di donne è rimasta uguale, cioè queste non sono aumentate. E questo determina ovviamente una barriera importante a un ulteriore incremento degli iscritti nelle lauree in ingegneria. Se noi non facilitiamo l'accesso delle donne alle lauree in ingegneria, chiaramente un ulteriore incremento non potremmo averlo, perché c'è una differenza di genere troppo ampia. Allora, quali sono i motivi? Poi volevo ricordare un'altra cosa, che è una cosa che ci deve anche far riflettere, ma è l'informatica o le tecnologie informatiche che tengono lontane le donne. Anche questo è un luogo comune, perché se noi guardiamo quelle che noi chiamiamo le lauree ibride, cioè le lauree dove si mettono insieme saperi più tradizionali e saperi digitali, pensiamo alle lauree nella finanza tecnologica o in questi temi, invece l'accesso delle donne è molto alto. Ecco, quindi evidentemente il tema è un tema che è legato alla percezione che spesso si ha tra le ragazze sull'accedere a questa tipologia di lavori. Ecco, il tema della percezione è un tema molto importante, perché tutti gli studi che sono stati condotti dimostrano che spesso, anzi nella maggior parte dei casi, l'iscrizione all'università è legata a dei modelli di riferimento. Cioè le persone scelgono una facoltà, un corso di laurea, non in relazione a un principio di emulazione, a dei modelli di riferimento che rappresentano per loro un immaginario che li porta, diciamo, ad andare in quella direzione. Oggi quando parliamo di percezione, spesso la percezione viene anche trasferita dagli strumenti di comunicazione. Se noi guardiamo oggi qual è il concetto di un informatico, in genere è un nerd maschio smanettone, quindi questo è il prototipo che sta nell'immaginario collettivo dell'informatico. E se guardiamo i film o guardiamo le serie televisive, non ci sta nessun hacker, nessun genio dell'informatica che è mai donna. Sono tutti, anche ingegnere devo dire, però qualche ingegnere donna ogni tanto c'è. Però diciamo in questo, cioè, donne non compaiono. Quindi in questo immaginario collettivo, quest'idea di essere protagoniste in questo mondo diventa molto complicato.
C'è poi un altro aspetto, che è quello dell'orientamento, perché spesso le scelte derivano dall'orientamento che i ragazzi e le ragazze ricevono alla scuola. E oggi noi abbiamo un grande tema sulla difficoltà, sulla scarsa capacità dei docenti di orientare bene gli studenti, ma questo ancora di più in settori innovativi che loro spesso non conoscono. Quindi è molto difficile che un docente della scuola superiore orienti un ragazzo o una ragazza soprattutto verso il mondo del digitale, perché è un mondo che conosce poco e che spesso vede come estraneo rispetto alla sua formazione, perché chiaramente è un mondo molto, diciamo, giovane rispetto alla formazione dei nostri docenti, che spesso hanno difficoltà ad aggiornarsi, e quindi questo limite della formazione diventa un'altra barriera. C'è poi un altro tema, che è il tema delle famiglie, perché diciamo, la non conoscenza da parte delle famiglie delle opportunità che il mondo del digitale, delle opportunità di lavoro e di crescita professionale può dare ai giovani, rappresenta un ulteriore limite, perché non c'è incoraggiamento da parte della famiglia a dirigersi verso queste aree disciplinari. E questo è anche una conseguenza di un deficit culturale, che è un deficit culturale del Paese, che è dove le competenze scientifiche diffuse a livello di società larga sono tra le più basse che noi, diciamo, abbiamo, diciamo, nei paesi diciamo, industrializzati, nei paesi occidentali. Cioè c'è poca conoscenza di queste tematiche e che quindi aiuta pochissimo le persone, le famiglie, parlando in famiglia, a orientare in questa direzione. Quindi se noi vogliamo incidere profondamente per cercare di invertire questo trend, che poi è un trend, diciamo, globale, ma che sicuramente non vede l'Italia proprio eccellere, insomma, nell'impegno e nella valorizzazione delle donne nei lavori digitali, bisogna fare un'azione che deve essere un'azione profonda. È un'azione profonda che deve essere anche di diverse, dal mio punto di vista, diciamo, articolato con azioni sistemiche, tipo quella che è stata ricordata, la proposta che è stata fatta dall'onorevole Carfagna. In primo luogo c'è un tema, diciamo, di aumentare complessivamente le abilità informatiche dei ragazzi. Oggi c'è, cioè, le abilità informatiche dei ragazzi, che non significa usare lo smartphone, ma significa avere delle competenze di coding. Oggi debbono crescere e ci sono stati dei programmi che si stanno sviluppando, a cominciare dalla scuola primaria, per portare il coding nelle classi. C'è ancora tanto da fare, c'è anche tanto da formare i docenti, perché questo deve diventare un'abilità diffusa che in un certo senso non deve essere un programma straordinario, deve essere un programma ordinario, perché sicuramente fare coding significa avvicinare culturalmente le persone al mondo del digitale e dell'informatica. Però noi abbiamo anche un'altra esperienza che è stata già fatta in passato, che è il cosiddetto programma lauree scientifiche, che è stato portato avanti dal MIUR, dal Ministero dell'Università, da una decina d'anni, che ha riguardato essenzialmente la fisica, la matematica e la chimica, proprio per cercare di superare il gap che noi abbiamo sempre storicamente avuto in Italia sul numero di iscritti all'università. Che è basato su un principio di, da un lato, di avere delle facilitazioni, quindi l'idea è non pagare le tasse, avere delle borse di studio, che è importante, ma poi è stato accompagnato da un programma di orientamento attivo nelle scuole, rivolto ai ragazzi della scuola superiore, già dal secondo anno della scuola superiore, con la realizzazione di laboratori, con una serie di programmi attivi che venivano fatti da docenti universitari insieme ai docenti delle scuole, che facevano vedere, facendo praticamente, sviluppando dei programmi, dei progetti di applicazione di queste tematiche a vari campi del sapere, in quel caso matematica, fisica e chimica. Questo ha determinato quasi un raddoppio in Italia del numero di studenti che si sono iscritti a quelle lauree, perché la conoscenza e la sperimentazione diretta rappresenta il miglior strumento di orientamento attivo che noi possiamo fare nei confronti dei ragazzi.
Quindi io credo che un programma del genere potrebbe essere un programma che dà sicuramente un contributo in questa direzione, cioè portare le tematiche, diciamo, relative alle tecnologie abilitanti del mondo digitale, che sicuramente la cyber security, ma io penso alla robotica, all'internet of things, ai temi dei big data, cioè ci sono tantissimi settori che vengono toccati, e farlo andando nelle scuole, facendo lavorare gli studenti insieme ai docenti, insieme ai docenti universitari, con degli esempi applicativi concreti, aiutano molto la percezione da parte dei giovani e anche delle ragazze, che rappresentano ovviamente una componente importantissima degli studenti, di che cosa si fa e come si fa. Sicuramente il lavoro che deve essere portato avanti, e concludo, è un lavoro che deve vedere tutti i protagonisti del mondo della formazione insieme, e soprattutto deve essere un lavoro precoce, perché la decisione spesso viene presa molti anni prima rispetto al momento di iscrizione all'università. E quindi se noi non siamo in grado di intervenire precocemente sul processo di decisione da parte dei ragazzi e delle ragazze, in questo caso soprattutto, difficilmente riusciremo a modificare un trend che sembra purtroppo in questo periodo costante, cioè che non dà dei segnali di miglioramento. Almeno negli ultimi 5 anni non abbiamo avuto segnali di miglioramento in questa direzione. Grazie. Grazie. Dovremmo avere il collegamento da Bruxelles pronto per l'intervento di Despina Spanu, Director of Digital Society, Trust and Cybersecurity, DG Connect European Commission, e membro fondatore del Women for Cyber. Così avremo anche la possibilità di ascoltare un altro contributo internazionale a questo dibattito, che ricordiamo non riguarda soltanto l'Italia, ma riguarda il mercato a livello globale, visto che la presenza delle donne, appunto, come dicevamo, è ferma al 24%. Peraltro la cyber security è un lavoro di team, non è un lavoro individuale, e avere naturalmente nel team le competenze che sono state sottolineate prima anche dalla Presidente, caratteristiche fondamentali delle donne, può cambiare anche la visione e la ricerca di soluzioni alternative innovative nel prossimo futuro. Dovremmo avere il collegamento. Hello, can you hear us? Ci sente? Se qualcuno può mandare un messaggio a Despina per una prova del suo microfono, visto che non sente noi. Hello? Yes, hello. Yes, we can hear you. La sentiamo. Hi, Despina. Despina, mi sente? Grazie. Afraid I cannot see you, so... Non vi vedo, non so se posso cominciare, dice la signora. Allora, ho una piccola schermata, la sentiamo, comunque non si preoccupi, posso cominciare, dice la signora Spano. It's not a problem. Thank you very much for having me via video. Allora, grazie per questo collegamento che apprezzo moltissimo. Allora, buon pomeriggio. Mi dispiace davvero molto, mi rammarico di non poter essere a Roma, dove magari c'è anche il sole, di essere invece a Bruxelles, e vi chiedo scusa per aver mancato questa occasione così speciale. Noi, come probabilmente sapete, stiamo preparando la prossima commissione, stiamo preparando le audizioni per i prossimi commissari, e quindi devo rimanere al palo e partecipare a questa preparazione.
Io davvero penso che adesso vi posso vedere e vi dicevo che ci vuole davvero uno sforzo per creare delle competenze nell'ambito della sicurezza cibernetica. La sicurezza è un tema molto alto nell'agenda della Commissione. Abbiamo lavorato intensamente per creare un'Unione Europea della sicurezza che ricomprenda tutti gli aspetti della sicurezza, quindi che vada al di là degli ambiti tradizionali della sicurezza e che ovviamente includa la sicurezza cibernetica. Abbiamo preso in importanti misure come ad esempio un mandato permanente per l'Agenzia per la sicurezza cibernetica, ovviamente la certificazione per la sicurezza cibernetica nei prodotti collegati e anche ovviamente un registro degli attacchi cibernetici che ovviamente dobbiamo condividere nel caso in cui poi un attacco riguardi più paesi europei. Il problema è proprio avere abbastanza persone con cui parlare e con cui lavorare a livello di sicurezza cibernetica. Noi sappiamo che entro il 2025 in quest'ambito si creeranno 230.000 posti di lavoro. Non potremmo coprire tutte queste esigenze solo traendo dal mercato, anche perché negli Stati Uniti hanno esattamente la stessa carenza. Abbiamo dunque bisogno in generale di veramente 2 milioni di lavoratori, ne avremo bisogno in futuro, quindi dobbiamo promuovere quest'area e promuovere lo sviluppo di queste conoscenze. Quindi abbiamo anche cercato di capire quale può essere il contributo delle donne in tutto questo, che è duplice: prima di tutto offrire la loro conoscenza e anche il loro ruolo sempre appassionato di sostegno, lo fanno sempre in tutti i settori, nei livelli della vita, per parlare di questo problema, ma vorremmo anche risolvere il problema del divario della preparazione delle capacità professionali delle donne nella sicurezza cibernetica. Insomma, il campo della informatica e della comunicazione vive davvero un problema di scarsità di presenze femminili. C'è stato uno studio dell'Unione Europea che riguarda anche un indice sull'integrazione delle donne in questi settori, e guardando il livello di partecipazione delle donne nella digital economy, ovviamente come parte dello sforzo di mercato unico digitale, abbiamo proprio evidenziato un divario a tutti i livelli, soprattutto per quanto riguarda le professioni di alta qualificazione. Soltanto il 17% dei grandi specialisti sono donne e sono un 19% meno degli uomini nel settore dell'informatica e delle comunicazioni, quindi un grande divario che dobbiamo risolvere. Quando si parla di sicurezza cibernetica, sappiamo che nel mondo solo il 20% della forza lavoro è composta dalle donne e in Europa questa percentuale si abbassa all'11%. Quando abbiamo cominciato a discutere di tutto questo nell'ambito della Women for Cyber, dell'iniziativa che abbiamo avviato, abbiamo potuto toccare con mano la capacità di tante professioniste del settore di contribuire. Ne vogliamo di più, vogliamo donne a livello politico, donne che possano parlare a nome di tutti i livelli e tutte le parti della società, che possano parlare alle comunità locali, a quelli che lavorano nell'ambito della riqualificazione professionale, della scuola, dell'economia digitale, e spiegare questo divario in un modo proattivo. Quindi abbiamo bisogno del sostegno dei manager, coloro che gestiscono i settori della sicurezza e dell'informatica. Abbiamo bisogno di donne nella ricerca. Abbiamo moltissimi professionisti di alto livello in Europa. Il problema è che non è facile stanarle, andarle a trovare, coinvolgerle nei programmi, nelle conferenze e chiamarle, insomma, invitarle a questa collaborazione. È per questo che vogliamo creare la prima base dati europea che identificherà
le donne, diciamo, di spicco in vari settori, perché sapete, la sicurezza cibernetica è veramente trasversale, quindi bisogna capire i crimini cibernetici, bisogna capire l'impatto sociale, l'impatto tecnico, abbiamo bisogno di una interdisciplinarità. Per questo vogliamo creare una base dati per le donne che lavorano nella sicurezza cibernetica in ambito europeo e creeremo un flusso di scambio di informazioni tra di loro e cercheremo anche di individuare dove si trovano le donne che lavorano nella sicurezza cibernetica per coinvolgere. Un esempio di tutto questo è una partecipazione della comunità europea, dell'Unione Europea, è stato sostenuto da tutti, anche dalla nostra commissaria europea per il mercato unico digitale e anche per tutti i nostri dipartimenti, perché i progetti possono essere esempi, possono fare la differenza. Abbiamo invitato tutte le parti interessate, non solo per lanciare delle idee vere e proprie, ma anche delle idee che possano poi essere sviluppate e prendere corpo. Spero proprio che il prossimo collegio dei commissari ci saranno più donne che lavorano nell'area della informatica e delle comunicazioni che sosterranno queste iniziative. Io personalmente voglio essere l'anello di congiustione proprio per questo e cercherò di garantire che l'agenda della Women for Cyber, sia una delle priorità nell'agenda della Commissione in termini di formazione, ovviamente di competenze, tutto questo in vista di un'Europa più sicura dal punto di vista cibernetico. E vi ringrazio per l'invito e ringrazio anche tutti coloro che dal punto di vista tecnico mi hanno aiutato. La prossima volta però voglio esserci di persona. Grazie mille. A Despina Spanu per essere stata con noi per questo collegamento. La salutiamo e andiamo alla chiusura dei nostri interventi. Abbiamo visto c'è sicuramente un tema di formazione molto importante da risolvere in Italia e c'è d'altra parte anche un tema di legislazione, perché comunque è una materia molto nuova e qualche passo in quella direzione forse è ora che venga mosso. A riguardo vorrei sentire l'intervento di Paola Severino, vicepresidente dell'Università Luis Guido Carli, nonché ministra della giustizia dal 2011 al 2013, lo ricordo, è stata la prima donna in quel ruolo. Grazie davvero a chi ha organizzato questo interessantissimo convegno, grazie all'onorevole Mara Carfagna, e grazie a Domitilla Benigni, che ne sono state davvero l'anima, le promotrici, e che ci hanno spinto a occuparci e ad arricchire le nostre cognizioni su un tema di grandissimo interesse attuale, non futuro. Si parla sempre del cyber come di un tema del futuro. Se non ce ne occupiamo seriamente oggi, domani saremo completamente scoperti, vista la rapidità con la quale il fenomeno si diffonde e si materializza. Abbiamo però la legislazione naturalmente deve tener conto della fenomenologia, quindi i dati che oggi abbiamo raccolto sono molto importanti sulle discipline STEM. Io forse tradurrei un momento questa espressione ai ragazzi, ai giovani. Le materie STEM sono quelle che attengono a science, technology, engineering e mathematics, cioè le materie considerate di matrice più fortemente scientifiche. Ora, mentre il termine science, concordo con il rettore Novelli, includono anche materie nelle quali il numero di donne che si cimentano nella sfida dello studio universitario ci ha portato quasi al pareggio, per esempio appunto nella medicina, ed è una espressione troppo generale perché si possono avere dati concreti, sicuramente nelle altre tre categorie di studio il numero delle donne è inferiore. Abbiamo tutti numeri molto simili, sia pure di diversa provenienza: 28% di ricercatori donne in queste materie, 30% di laureate in questa materia. Se poi passiamo alle professioniste del cyber, abbiamo solo il 20%, erano l'11% 6 anni fa, che è un buon progresso, vuol dire che stiamo andando avanti, ma siamo ben lontani dalla meta, e forse lo saremmo ancora di più se considerassimo le donne al vertice di questi settori, perché è lì che il problema della
del gender gap si vede. Si inizia in tante, ci si iscrive all'università in tante, ma il problema è vedere poi chi arriva al vertice di questa piramide, nella quale sicuramente le donne non sono avvantaggiate. World Economic Forum, perché dobbiamo mettere insieme i dati statistici con quelli economici, il 65% delle persone entro il 2020 cambieranno lavoro. Si perderanno 5 milioni di posti di lavoro tecnici e 7 milioni di lavoro dei colletti bianchi. Per gli uomini vi sarà un nuovo lavoro ogni 3 persi, per le donne un nuovo lavoro ogni 5 persi. Per le materie STEM, per gli uomini ci sarà un nuovo lavoro ogni 4 persi, per le donne uno ogni 20 persi. Questi numeri li trovo terribili, perché mettono insieme il basso numero STEM per le donne con la decrescita economica e tutti i fenomeni che vi sono connessi. Una donna su 20 posti di lavoro persi. È un dato terribile. Cosa possiamo fare perché non sia così terribile? Rivolgiamoci al mondo del computer science, perché è qui che noi avremo invece 2 milioni di posti di lavoro nuovi. È lì che le donne dovranno cercare di rosicchiare posizioni e di trovare una maggiore possibilità di collocamento, ma sono anche quelli settori nei quali c'è maggior gender imbalance, cioè disuguaglianza di genere. E allora come fare? Perché qua siamo per proporre qualcosa di concreto, abbiamo analizzato il fenomeno, ma le proposte ci devono essere. Abbiamo parlato molto di cyber security e questo forse è un tema sul quale il ruolo delle donne e la crescita delle donne, delle professioniste e dei professionisti deve essere incentivato dall'università. Noi abbiamo una media di 1200 attacchi al mese e il numero oscuro è elevatissimo. Dobbiamo creare dei professionisti e delle professioniste che sappiano affrontare questo fenomeno. Anche perché, vedete, qui c'è la interdisciplinarità che ci aiuta. Perfino una non millennial, molto meno che millennial come me, e perfino una giurista penalista, cioè la parte più tradizionale del diritto, è riuscita a elaborare dei concetti di cyber security che oggi insegno ai miei studenti sia nel corso universitario che nel master. E credo che avere la capacità di mettere insieme concetti di economia, concetti di diritto, concetti di tecnologia, sia una capacità fortemente stimolante per tutti, ma anche e soprattutto per le donne. Dunque non c'è più il timore reverenziale della materia tecnica, tecnologica, ma c'è invece la necessità di essere rotondi, di riuscire a ragionare mettendo insieme i dati dell'economia, delle scienze e del diritto. E allora è lì che noi dobbiamo spingere, è lì che noi nel nostro progetto GROW, Generating Real Opportunities for Women, nella nostra università stiamo lavorando e proprio con le società tecnologiche. E solo la modestia di Domitilla Benigni non le ha consentito di dire che Elettronica è una delle partner della nostra università che sta più dedicandosi al tema della crescita delle donne nell'ambito della cyber security. Un punto dunque sul quale nelle università e nella formazione ci dobbiamo fortemente soffermare. C'è un altro punto che tratterò brevissimamente. Per le donne le opportunità sono collegate alla possibilità di avere delle interruzioni nella vita lavorativa, nella necessità di non lavorare 24 ore su 24, la carenza di donne nella Silicon Valley, della quale parlammo in un convegno a Washington già 4-5 anni fa, è dovuta al totale isolamento nel quale vivono i vertici della Silicon Valley 24 ore su 24, tema di difficile coniugabilità con la vita di una donna. Bene, negli Stati Uniti sono numerosi gli studi sulla cosiddetta gig work economy. Ne parlò la prima volta Hillary Clinton. Quella della gig work economy è legata al concetto di prestazioni lavorative non continuative, basate molto sulla iniziativa privata.
era un termine dispregiativo, oggi con il tema cyber può diventare un'opportunità. Mi sono spesso chiesta perché in un settore nel quale la stima prevede un range di 13-15 trilioni di dollari di possibile sviluppo economico, un tema di questo genere non sia trattato, e non sia trattato dalle donne per le donne. Quello è un tipo di lavoro perfettamente compatibile con la vita familiare, che può interrompere per certi momenti e in certi aspetti. Bene, perché? Perché manca una legislazione di supporto. Qui ci inoltriamo sul tema della legislazione, perché si tratta di un lavoro non assistito, per il quale non c'è assicurazione sul lavoro, per il quale non c'è pensionamento. E allora incominciamo a pensare a questo lavoro, a questo tema di legislazione, di copertura di alcuni aspetti oggi non visibili della gig economy, che potrebbero implementare il ruolo delle donne anche nel settore del cyber, perché è proprio il cyber che ti consente delle amplissime possibilità di lavoro domiciliare. Ognuno di noi l'ha sperimentato quando siamo fuori dai nostri luoghi di lavoro, quanto ci aiuta internet per continuare a lavorare. Bene, la gig economy potrebbe in questo settore dare un grandissimo aiuto alle donne. Cosa si può fare ancora per aiutare? Io credo che i temi delle borse di studio di cui ci hanno parlato, della proposta di borse di studio di cui ci ha parlato l'onorevole Carfagna, sia veramente importantissima per dare uno stimolo concreto, consentire ad un giovane di frequentare un'università di eccellenza anche quando non ha un reddito adeguato, credo che rappresenti uno dei compiti più importanti di chi voglia sollecitare i nostri giovani nel dirigersi verso il mondo delle lauree più qualificate. E allora il progetto è importantissimo, io spero davvero che il Parlamento lo approvi, si renda conto dell'importanza di questa materia. Le imprese lo fanno, ci parlava Diometilla di una possibilità di investire in questo settore, delle borse di studio e degli esoneri, ma è sempre il fattore umano, credetemi poi, che genera interesse per determinati settori. Ci parlava la nostra relatrice delle donne che pagano un prezzo più alto nell'ambito del cyber. Anche questo è un fenomeno di cui la legislazione dovrebbe occuparsi. La protezione delle donne vittime di violenza e di una tipologia di violenza come la violenza cyber. Anche qui molto l'iniziativa privata può fare prima che arrivi la legislazione. Io penso sempre alle donne vittime di violenza e alla loro difficoltà di trovare un avvocato che le assista, perché magari non hanno i soldi per pagarlo, e a quanto sarebbe importante occuparsi di loro creando delle categorie di assistenza pro bono per quelle donne che forse denuncerebbero più volentieri e più spesso la violenza a cui sono sottoposte, sapendo di avere un avvocato che le assiste. Dal punto di vista poi più specifico della legislazione, la comunità ha già fatto molto in materia di legislazione. Qual è il vero problema della legislazione cyber? Si è regolamentato il fenomeno del cyber nel mondo del terrorismo, nel mondo del riciclaggio. Il vero problema però, credetemi, ma è quello che ci dobbiamo sforzare tutti di risolvere, è quello dell'anonimato, perché finché le operazioni potranno essere coperte da anonimato o da pseudonimato, il mondo del cyber non sarà regolamentabile, non sarà possibile rendere l'oggetto di una legislazione efficace. Mi sto occupando adesso dei fenomeni come Libra e delle varie monete elettroniche. Sì, noi riusciremo a regolamentarlo, a creare delle forme di controllo, ma finché il versamento sarà anonimo, il tema dell'uso di questi mezzi per il riciclaggio e per il finanziamento del terrorismo sarà un tema gigantesco. Quello è un punto davvero fondamentale.
sul quale credo che l'armonizzazione delle legislazioni sia davvero l'unico modo per combattere il fenomeno, perché se per caso l'Italia dovesse eliminare l'anonimato, ma l'anonimato rimanere in altri paesi o viceversa in qualunque altro paese, ogni intervento sarebbe totalmente inutile. Mi ha fatto molto piacere sentire l'intervento della responsabile comunitaria. Credo che prima l'Europa e poi l'ambito internazionale debbano occuparsi approfonditamente di questo tipo di legislazione, perché solo una legislazione armonizzata tra tutti i paesi potrà dare dei risultati appaganti. Grazie. Siamo in chiusura dei lavori di oggi. Vorrei ritrovare un filo rosso fra gli interventi che abbiamo sentito. E a mio avviso si può richiamare il filo del network, come ricordato sia da Domitilla Benigni che da Carmen Gonsalves a questo tavolo. Un network che loro hanno iniziato con Women for Cyber, ma che ritroviamo negli interventi. Ognuno deve fare la sua parte. Abbiamo sentito la proposta della Presidente Carfagna a proposito del sostegno delle borse di studio, della non tasse per le studentesse che scelgono le materie STEM, l'impegno della Ministra qui presente e del Ministro dell'Istruzione perché il Governo lavori in questa direzione, ognuno per le sue competenze, il Ministro per la formazione. Invece la Ministra Bonetti ha ricordato che bisogna lavorare anche sul fronte del lavoro, dell'accesso al lavoro e della conciliazione. E poi ancora Domitilla ha parlato di borse di studio per le ragazze, mentre il Presidente della conferenza dei rettori Manfredi ha parlato di un lavoro di prevenzione che inizi a livello precoce, ma che soprattutto sia, anche qui torna un'altra volta la rete, il network, un lavoro corale di tutti quelli che hanno a che fare con la formazione dei ragazzi. E infine la professoressa Severino ha parlato di legislazione appunto a supporto della gig economy, che può aprire delle porte, delle possibilità alle donne nell'occupazione, ma anche di una legislazione, di un'armonizzazione delle legislazioni a livello internazionale perché si possa combattere i crimini di cui invece ci ha parlato quest'oggi la responsabile del servizio di polizia postale Nunzia Ciardi, perché anche lì le donne forse non devono essere lasciate sole in rete e magari mettendo insieme tutte queste competenze è possibile anche, come dicevamo, cambiare i paradigmi di una rete in cui le donne sono sempre più presenti, visto che hanno superato il tempio online rispetto agli uomini. Ecco, tutto questo speriamo che non resti soltanto una chiacchiera tra queste mura, ma che diventi qualcosa di concreto, e sicuramente i relatori a questo tavolo si stanno impegnando personalmente in questa direzione. Grazie. Grazie, bravo.